Ciao a tutte, oggi video speciale per diversi motivi, un po' perché è diverso dal solito e un po' perché c'è anche qualcosina da festeggiare in qualche modo. Allora, video chiacchiericcio in cui vi racconterò tutta la mia esperienza dall'inizio alla fine di quando ho partecipato come concorrente a Chi vuole essere milionario ormai quasi 10 anni fa. Perché era il settembre del 2009. Allora, vi dicevo che c'è qualcosa da festeggiare perché oggi è il 26 gennaio 2019, il mio canale YouTube compie 6 anni, perché il primo video in assoluto l'ho caricato il 26 gennaio del 2013 e il 26 settembre del 2009 è andata in onda la puntata appunto in cui partecipavo come concorrente al milionario. Quindi il 26 ritorna, il 26 girato diventa 62 e in questo momento sul mio canale YouTube ci sono 6200 erotti iscritti, quindi un po' di numeri così che tornano. Come vi dicevo, sono passati ormai quasi 10 anni dalla mia partecipazione a questo quiz televisivo e quindi la mia memoria, insomma, è piuttosto provata. Per aiutarmi a ricostruire un po' le varie fasi dalla selezione alla partecipazione, mi sono aiutata andando a rileggere un resoconto di una ragazza conosciuta proprio in quei giorni, che ha scritto un resoconto veramente super, iper dettagliatissimo. È stata veramente eccezionale. Vi sto parlando di Alessia, di cui vi parlerò anche nel corso del video. E comunque vi lascio nell'info box il suo lungo e dettagliato resoconto, perché ovviamente questo riguarda lei, ma il processo di selezione e la storia che lei racconta, diciamo che più o meno è stata comune a tutti quelli che hanno partecipato come concorrenti a Chi vuole essere milionario, quantomeno in quel periodo lì, perché anch'io sono stata selezionata esattamente nello stesso modo in cui descrive Alessia. Quindi la ringrazio tantissimo perché ha fatto un lavoro veramente mastodontico e appunto sono andata a rileggermelo per aiutare la mia memoria. Ma cominciamo ad andare al sodo, perché ho tantissime cose da raccontarvi e quindi sennò questo video diventa troppo lungo. Allora, per quanto mi riguarda, tutto è cominciato nel marzo del 2009. Io e Matteo avevamo appena acquistato un'auto nuova e quindi insomma, c'era stato un certo esborso di quattrini e io, che seguivo da tanto tempo il quiz di Gerry Scotti e che mi piaceva molto come formula e mi piaceva anche lui come presentatore. Tra l'altro, piccola parentesi, io e Gerry Scotti siamo nati lo stesso giorno, perché siamo nati entrambi il 7 di agosto, chiusa parentesi. Quindi mi sono sempre detta che quel quiz lì sarebbe stato l'unico quiz, almeno di quelli visti fino a quel momento, al quale avrei volentieri partecipato. E quindi ho pensato, beh, visto che abbiamo sborsato un bel po' di soldi per comprare, un bel po' di soldi per noi, ok, non in assoluto, ma insomma, abbiamo sborsato una certa cifra per acquistare la macchina nuova, vediamo se li posso mai recuperare partecipando al quiz e quindi mando l'email. Però sapete, sono quelle cose che si fanno così tanto per, della serie, lo faccio perché cosa mi costerà 5 minuti e non mi chiameranno mai, ecco, perfetto. Questo è stato il mio approccio. Dopodiché me ne dimentico assolutamente, perché non succede niente per mesi, quindi ho detto vabbè, ci ho provato, mandare una mail non costa niente, fino all'incirca a giugno o inizio di luglio, adesso non mi ricordo precisamente, del 2009, momento in cui ricevo una telefonata dalla redazione di Chi vuole essere milionario. Cioè, mi ero anche quasi dimenticata di aver mandato l'email a quel punto. Quindi una telefonata in cui ti dicono: ah, buongiorno, lei è la signora Pinco Palla, la chiamiamo dalla redazione di Chi vuole essere milionario. Cosa? State scherzando? Niente, quindi
mi chiedevano se era possibile farmi una brevissima intervista in cui mi avrebbero fatto 13 domande, delle più svariate ovviamente. Se avessi risposto giusto ad almeno 10 di queste domande, avrei potuto accedere allo step successivo. Io in quel momento credo di ricordare di essere stata in casa, quindi non avevo granché da fare. Partono queste domande a raffica, in cui ovviamente non ti danno il tempo di, non so, consultare su internet, cercare le risposte, ovviamente o le sai o non le sai. E quindi pare che io risponda bene e mi dicono che avrei potuto accedere allo step successivo. Non chiedetemi quali fossero queste domande perché assolutamente non me le ricordo, però nel resoconto di Alessia, che appunto vi metto nell'info box, c'è un esempio, nel senso che lei le ha riportate tutte quelle che sono state fatte a lei. Ok, quindi passo questa prima veloce selezione al telefono e mi dicono intorno al 8, 9, 10 luglio, adesso non mi ricordo, ci sarebbe stata una selezione, diciamo un provino a Udine. All'hotel Pincopallo, hotel che adesso peraltro a Udine non esiste neanche più. E io dico, perfetto, a Udine abitano anche i miei, per cui li vado a trovare, non è un problema, benissimo. Tra l'altro in quei giorni, questo me lo ricordo, io ero in vacanza per qualche giorno a Bibione con una mia amica. E cosa facevo? Dunque, presa un attimo così alla sprovvista, e sapendo che non avrei potuto prepararmi nel giro di pochi giorni su qualunque materia potessero mai chiedermi, sapevo però di avere una ignoranza molto specifica, non solo una, ma diciamo che su quello almeno potevo intervenire, e cioè le trame delle opere liriche. Siccome sapevo che spesso usciva questo genere di domande nel quiz di Jerry, ho detto, vabbè, me le scarico e almeno le principali mi leggo la trama, i personaggi, quello che succede, perché così almeno se mi capita una domanda sulle opere liriche, almeno so rispondere. Non potevo prepararmi su chimica, biologia, letteratura, storia, geografia, non potevo prepararmi su tutto. Ok, quindi quello che sapevo fino a quel momento sarebbe andato bene, però quella cosa lì l'ho voluto approfondire perché non ne sapevo proprio una mazza. Per cui ero lì in spiaggia, se lo ricorda anche questa mia amica, che mi ero stampata le trame appunto delle principali opere liriche ed ero lì che mi leggevo, non so, la Bohème, Madama Butterfly, in spiaggia. Vabbè, allora arriva il giorno del provino, quindi io parto da Bibione, vado su a Udine, avevo chiesto a mia mamma di prenotarmi la parrucchiera perché questo provino sarebbe stato nel primo dopo pranzo, se non mi ricordo male, quindi la mattina avevo chiesto a mia mamma di prenotarmi la parrucchiera per fare la piega, mi presento lì, agitatissima ovviamente, e vedo che siamo in tante persone, perché praticamente avevano dato appuntamento a tutto il Triveneto, no? Quindi Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, tutti a Udine, quelli che erano stati selezionati ovviamente nei giorni precedenti come avevano fatto con me. Quindi ci troviamo all'incirca una ventina di persone nel mio gruppo di tutte le età. Quindi ci accolgono, ci dicono che beh, ci fanno firmare tutta una serie di modulistica sulla privacy, vabbè. E ci dicono che ci sarebbe stato dato di lì a poco un quiz con domande aperte, quindi senza le risposte, ok? Quindi bisognava saperla. 36 domande con un tempo di 15 minuti per rispondere. Ovviamente le domande anche lì erano molto varie. Queste me le ricordo perché le ho ricostruite, quindi nell'info box trovate il mio elenco di domande, però sono sadica e non vi metto le risposte. Quindi, tra l'altro, c'erano test diversi a seconda delle file, in modo che così non potessimo copiarci, come a scuola, anzi, anche più rigidi che a scuola, perché ovviamente eravamo messi in una saletta riunioni, un posto sì, un posto no, a file alterne, insomma, peggio che a scuola. Quindi poi ci dicono che ovviamente non tutte le domande hanno la stessa valenza, nel senso che quelle magari di letteratura, di storia, quelle
insomma, della conoscenza un pochino più di base, ecco, sarebbero state valutate come più importanti rispetto a quelle, non so, di televisione o cose, insomma, di conoscenza un pochino più, mi viene da dire, leggera in qualche modo. Quindi leggo queste domande, rispondo subito a quelle che so di botto, comincio a pensarci un po' a quelle che non so, ne sbaglio diverse. Ritirano tutti i test dopo appunto 15 minuti e ci dicono che ci vorranno all'incirca 10-15 minuti per la correzione. Nel frattempo ci spiegano tutta una serie di cose. Quando arrivano poi i risultati, io ovviamente, visto che poi sono andata avanti, passo insieme a sole altre due persone, per cui delle 20 che siamo lì passiamo solo in tre, io, un ragazzo e un signore di una certa età. E io rimango assolutamente basita perché ero consapevole A di averne sbagliate parecchie e B di averne lasciate in bianco, perché proprio non le sapevo e non le ho neanche sparate, almeno due o tre. Per cui, grande emozione, rimango così di stucco e niente, step successivo, ancora lì sul momento, ci fanno delle foto e ci dicono adesso a turno, uno alla volta, entrate nella saletta con gli autori. C'erano tre autori maschi e una femmina che era quella che ci aveva un po' impartito tutte le istruzioni fino a quel momento. E quindi farete una chiacchierata con gli autori a telecamera accesa, perché questo serve per vedere un po' la vostra preparazione ma anche la vostra spigliatezza. Ansia, ok, va bene, io aspetto il mio turno, entro, faccio questo colloquio. Sinceramente ero talmente emozionata che non mi ricordo in che modo si sia svolto. Comunque, insomma, chiacchieriamo, correggiamo il test, quindi mi fanno sapere quali avevo sbagliato, quali erano state giuste delle mie risposte. Chiacchieriamo un po', mi mettono anche un po' in difficoltà. Io, vabbè, non capisco più niente, però pare che anche questo step io l'abbia superato, perché mi dicono: guarda, ti faremo sapere se verrai ricontattata, sappi che lo step successivo della selezione, quindi non era finita lì, sarà un'intervista telefonica di all'incirca due ore, per cui sarai chiamata e dovrai fissare un appuntamento telefonico, appunto. Dopodiché, qualche giorno dopo, ricevo appunto la chiamata per fissare un appuntamento per questa famosa intervista telefonica di circa due ore. Fissiamo questo appuntamento, mi chiama una gentile donzella, parliamo per un'ora e tre quarti abbondanti. Anche qui non mi ricordo nel dettaglio come sia andata questa lunga telefonata, però è stata un misto tra un'indagine sulle mie conoscenze, sui libri letti, film visti, eccetera eccetera, quindi un po' di, come dire, per valutare un po' la mia cultura in qualche modo, ma anche con delle domande. Ad esempio, ecco, questo è un particolare che mi ricordo. Quando ho detto a questa ragazza che era un'appassionata di Harry Potter, perché già 10 anni fa era un'appassionata di Harry Potter, mi ricordo che lei mi ha chiesto, ad esempio, quale fosse l'indirizzo di casa degli zii di Harry Potter. E io ovviamente ho risposto immediatamente il 4 di Private Drive, Little Wing in Surrey, così, trac! Quindi era un misto appunto di mie conoscenze e valutazione delle mie conoscenze sulle materie più svariate, ovviamente, quelle che verosimilmente avrebbero poi potuto chiedermi durante il quiz. Arrivata anche alla fine di questo ennesimo step, mi dicono: ok, tutto questo avveniva più o meno nel mese di luglio appunto del 2009, e mi dicono: ok, è piuttosto probabile che ti chiameremo all'incirca all'inizio di settembre per partecipare al quiz. E io lì potete capire che cominciavo a rendermi conto che quello che avevo cominciato come un gioco stava effettivamente diventando realtà. Quindi cominciavo a sentirmi un pochino in difficoltà. Nel senso, da un lato c'era il desiderio di continuare di andare avanti,
Però dall'altro c'era anche la valutazione del rischio di fare una figura barbina davanti a milioni di persone. Quindi potete capire che era un attimino ambivalente rispetto a questa cosa. Fatto sta che un giorno di inizio settembre del 2009 ero al supermercato, questo me lo ricordo, ricevo una telefonata e mi convocano a Milano per 3 giorni, il 15, 16 e 17 di settembre. Avrei dovuto scegliere un accompagnatore e ovviamente tre persone da contattare per l'aiuto da casa. Allora, 3 persone perché? Perché ovviamente bisognava avere delle riserve e la difficoltà già a quel tempo era che loro chiedevano persone da poter contattare che avessero un numero di telefono fisso. Già nel 2009 tante persone non avevano più il telefono fisso in casa, quindi non volevano cellulari perché con i cellulari è molto più probabile che possa cadere la linea, quindi era un possibile danno per il concorrente, no? Quindi bisognava cominciare a pensare a chi fossero queste 3 persone. La prima che ho individuato era mio fratello, perché lui al tempo lavorava ancora nel suo ufficio, nella sua attività, e aveva un telefono fisso. Tra l'altro dopo devo raccontare anche un piccolo particolare su questa cosa. E niente, poi vabbè, scelgo anche le altre 2 persone, chiedo ovviamente loro la disponibilità. Le dico loro: guardate, in questi 3 giorni potreste essere contattati, anche se in realtà erano la seconda e la terza scelta, ho comunque dovuto avvisare tutti quanti. Quindi nel frattempo poi ricevo anche tutta una serie di istruzioni, quindi presentarsi con 3 cambi d'abito, niente righe, niente quadretti, niente marchi in vista, perché sarebbe stata pubblicità e non si poteva fare. Riceviamo i biglietti del treno, ci dicono che alla stazione di Milano ci sarebbero venuti a prendere, insomma, riceviamo tutte le indicazioni del caso. Ovviamente il mio accompagnatore sarebbe stato Matteo. Arriva il giorno fatidico, partiamo, io agitatissima ovviamente, anche perché ci eravamo svegliati tipo all'alba, e arriviamo appunto a Milano, non capiamo bene chi ci deve venire a prendere, dov'è, come funziona. Comunque alla fine arriviamo agli studi di Colonia Monzese e ci dicono che gli aspiranti concorrenti sarebbero entrati negli studi subito, quindi intorno alle più o meno 10 e mezza del mattino, mentre gli accompagnatori sarebbero entrati solo verso mezzogiorno, per cui dovevano trovarsi qualcosa di alternativo da fare. Ovviamente a quel punto eravamo un gruppuscolo di concorrenti con i relativi accompagnatori, quindi gli accompagnatori cominciano a fare amicizia tra di loro e si trovano un'attività alternativa fino a mezzogiorno. Noi entriamo, noi, io e appunto gli altri concorrenti nuovi di quel giorno, entriamo negli studi. Il primo step era passare dalle sarte che dovevano visionare le nostre proposte di cambi d'abito ed eventualmente stirare quello che andava stirato, perché appunto ovviamente avevamo tutto nelle valigie. Dopodiché per le donne trucco e parrucco, o meglio parrucco e trucco. Dopodiché c'era lo spiegozzo, nel senso che a quel punto potevamo accedere ai camerini e lì c'era il comitato di benvenuto, in qualche modo, che ci spiegava un po' come funzionava la cosa, no? Quindi dal punto di vista delle regole del gioco, vabbè, eravamo tutti abbastanza ferrati perché chiaramente seguivamo il gioco anche da casa, chiaramente, no? Quindi sapevamo gli aiuti, le cose, eccetera. E ci hanno poi detto che, proprio in quella sede, che gli eventuali soldi vinti non sarebbero stati soldi nel senso di banconote, ma come tutti i quiz televisivi, il premio è in gettoni d'oro che avremmo ricevuto 6 mesi dopo la nostra partecipazione. Quindi ci danno tutti questi dettagli tecnici. A quel punto siamo liberi di bivaccare nei vari camerini per i concorrenti,
che sono tutti radunati, quelli di quel giorno e dei giorni precedenti, tutti radunati in uno stesso camerino, che sono lì che parlottano, e quindi mi dirigo anch'io verso questo camerino e cominciamo a fare amicizia, perché appunto io ero stata convocata per 3 giorni, perché non si sapeva quando avrei giocato, nel senso che l'ordine, l'estrazione, diciamo, dei concorrenti e l'ordine veniva deciso sul momento dagli autori, quindi noi l'avremmo saputo 5 minuti prima, ok? Quindi ci sono diversi concorrenti, tutti lì nello stesso camerino, che parlottano, si fanno le domande a vicenda, sondano le conoscenze reciproche, no? E quindi si comincia a fare amicizia. In questi camerini c'è anche una televisione attraverso la quale noi potevamo seguire le registrazioni delle puntate. Allora, arriva l'ora di pranzo, ci portano dei sacchettini con il pranzo, quindi panini, insalate, insomma, a seconda, c'era da scegliere. Verso le 13:30 comincia la registrazione. A quel punto anche i nostri accompagnatori sono entrati negli studi ed assistono alle puntate nella parte più alta della parte appunto dedicata al pubblico, e riferiscono di aver avuto per 3 giorni l'aria freddissima qua sul collo, poverini. E vabbè, quindi c'è tutto lo spazio, diciamo, dedicato agli accompagnatori dei vari concorrenti, che si sorbiscono tutte le puntate. Ogni pomeriggio venivano registrate 3 puntate, quindi nei 3 giorni che io sono stata lì ho visto 9 puntate. E ovviamente poi noi vedevamo la versione integrale, poi nella versione che veniva mandata in onda qualcosina, poco, veniva anche tagliato. Quindi il primo giorno passa così: io non vengo chiamata a giocare, e siamo tutti radunati appunto nello stesso camerino, facciamo il tifo per i nostri colleghi. Quando c'è la pausa di registrazione tra una puntata e l'altra, tutti sono liberi di uscire, quindi anche il pubblico ovviamente. Quindi usciamo tutti, ci troviamo nell'androne, diciamo, e possiamo quindi incontrare anche i nostri accompagnatori. Chiacchieriamo, dopo circa 20 minuti tutti ai propri posti e si ricomincia con la seconda puntata. E così va avanti il primo giorno. Noi dormiamo in albergo perché, venendo da Padova, non ci hanno fatto tornare a casa, abbiamo dormito lì. Il secondo giorno si ricomincia tutto da capo, quindi noi concorrenti verso le 10 entriamo, noi donne, trucco, parrucco, eccetera, eccetera, e arrivano quelli nuovi, ok? Perché ogni giorno c'era un ricambio, arrivavano almeno 3 o 4 concorrenti nuovi. Tra l'altro, qui devo aprire piccola parentesi, a voi non ve ne fregherà niente, ma devo assolutamente nominare questa cosa, perché il mio secondo giorno, arriva un ragazzo, Luigi, un ragazzo che dice di abitare a Trieste, però io sento un vago accento friulano, quindi la cosa non mi torna. Comincio a indagare ed effettivamente lui abita a Trieste, ma è originario di Udine. Allora io comincio a mettere insieme un po' di cose, no? E dico: Luigi è biondo, biondissimo, con gli occhi azzurri, il cognome non ve lo dico, ma insomma mi richiamava qualcosa. Insomma, metto insieme un po' di pezzi e dopo un po' gli chiedo: ma per caso tu hai una sorella che si chiama Chiara? E lui fa 2 occhi così, perché deve essere, che cacchio fai a saperlo, ci siamo appena conosciuti. Praticamente questo era il fratello minore di una mia ex compagna di classe delle scuole medie. Caramba, che sorpresa! E quindi niente, c'è stata anche questa nota così un po' folcloristica. Passa il secondo giorno nello stesso modo in cui vi ho descritto il primo, quindi per le donne trucco e parrucco al mattino, pranzo al sacco, pomeriggio con 3 puntate, e io ancora non gioco. Nel frattempo c'è un certo ricambio di concorrenti, però ce ne sono alcuni che, come me, sono ancora lì e non hanno ancora giocato, per cui sono quelli, tra cui c'è anche l'Alessia di cui vi ho detto del resoconto,
con quelli si comincia, come dire, a stringere un po' di amicizia, no? Perché siamo lì 3 giorni chiusi nei camerini. E quindi, insomma, cominciano a, come dire, a materializzarsi dei rapporti di amicizia che poi abbiamo anche mantenuto tramite Facebook. Fatto sta che passa anche il terzo giorno e io ancora non gioco. Mannaggia la pupazza. Quindi Matteo aveva dovuto chiedere ferie. Io comunque lavoravo, quindi anch'io avevo dovuto prendere dei giorni. E in quei 3 giorni lì, che erano quelli nei quali ero stata convocata, non mi hanno fatto giocare, quindi si trattava di tornare il lunedì della settimana successiva. E questa cosa, sinceramente, un po' mi aveva rotto le valle, perché voleva dire chiedere altri giorni di ferie, scomodare altre persone. E vabbè, ovviamente gli autori contavano sul fatto che nessuno avrebbe detto di no, perché quando mai ti ricapita? Quindi vabbè, ci si organizza e vabbè, e si chiede, però a quel punto ho detto vabbè, io torno lunedì, si trattava di lunedì 21 settembre, però voglio la certezza che quel giorno lì io gioco, perché se no, insomma, anche un po' di correttezza, no? E quindi mi dicono sì, non ti preoccupare, tu torna lunedì che ti facciamo giocare. Va bene, ok. La domenica Matteo si fa prendere dal panico. Mannaggia la pupazza, ma sono io che nel caso faccio la figura barbina. Tu devi solo stare tra il pubblico e sorridere. Che cacchio? Cioè, ho rischiato di partire senza l'accompagnatore quando effettivamente cominciava davvero ad esserci la possibilità concreta, di andare in TV. Quindi niente, mi sono armata di santa pazienza, ho cercato di tranquillizzarlo e alla fine lunedì mattina, di nuovo all'alba, siamo di nuovo partiti in direzione Milano. Come al solito siamo stati prelevati per andare a Cologno Monzese, gioco, finalmente quel giorno gioco, alleluia, dopo tanta attesa. Quindi, come al solito, trucco, parrucco, eccetera, eccetera, mi metto la magliettina che le sarte avevano selezionato per me, che è questa che ancora conservo e ancora indosso, sono la prima di quella giornata, di quella puntata. Quindi, in preda a un'emozione che non potete capire, non penso di essere mai stata agitata, neanche quando mi sono laureata ero così agitata. E quindi, appunto, essendo la prima di quella puntata che sarebbe appunto poi andata in onda, il sabato 26 di settembre, entro insieme a Jerry, quindi ovviamente lo incontro subito prima di entrare, scambiamo 2 parole e non so come gli dico che siamo nati lo stesso giorno, non lo so. In quei momenti ero appunto talmente agitata che non so neanche che cosa ho detto. Comunque, Jerry cerca un attimo di tranquillizzarmi e entriamo insieme nello studio che io vedo per la prima volta in quel momento e mi sembra molto più piccolo di come lo si vede in televisione. Mi accomodo, Jerry mi presenta e cominciamo a giocare. Io ero in preda ad uno stato alterato di coscienza, per cui era come se io fossi lì, ma in realtà, le cose che dicevo e quello che facevo fosse qualcun altro a farle e a dirle. Non vi so spiegare in altri termini quello che ho provato perché è stata una sensazione talmente particolare e talmente strana che ho provato solo in quell'occasione lì che veramente è una cosa che faccio ancora fatica a descrivere. Comunque, comincio a giocare, le domande, le prime ovviamente sono le più semplici, comincio a trovare il primo scoglio alla quinta domanda che è quella. Era quella del primo step, no? Quella dei 3.000 euro che garantiva una soglia sotto la quale non si sarebbe più andati. E la domanda era una domanda sul cognome di una cantante, io non lo sapevo e lì chiedo l'aiuto del pubblico che per fortuna mi indirizza bene e quindi supero questo primo step e mi garantisco almeno la vincita dei 3.000 euro che, insomma, almeno per il disturbo, come dire, no? Almeno quello. Boh. Vado avanti, proseguo poi nelle pause pubblicitarie, mi venivano vicino gli autori, mi chiedevano allora come va, tutto bene,
stai andando bene, stai tranquilla, no? E Jerry nel frattempo poi chiacchierava anche con il pubblico. Jerry è simpatico come lo si vede in TV. Magari nel fuori onda dice giusto qualche parolaccia che ovviamente in TV non si permette di dire, però è un omone abbastanza possente, abbastanza grande, soprattutto per me che non sono molto alta. E insomma, poi scopre tra le varie cose che Matteo, che appunto è il mio accompagnatore, quindi lui ogni tanto si rivolge a lui durante la puntata. Io avevo portato a Jerry, e qui lo svelo anche a voi, i due libri di poesie d'amore che Matteo ha scritto. Dovete sapere che quando eravamo morosi, Matteo mi scriveva degli SMS veramente bellissimi, poetici, che io mi trascrivevo. E insomma, secondo me erano talmente belli che ho proposto questo progetto a varie case editrici finché una mi ha detto di sì e sono stati appunto pubblicati questi due libri. Il primo è stato questo, Poesie d'amore lunghe un SMS. E l'altro è stato, è facile scrivere SMS d'amore se sai come farlo. E quindi, insomma, avendo regalato questi due librini a Jerry, lui ogni tanto leggeva qualche poesia appunto di Matteo durante la puntata, che è stata una cosa veramente molto carina. Insomma, io vado avanti con le domande, alcune le so subito, altre ci ragiono sopra, chiedo l'aiuto del 50 e 50. Arrivo alla soglia dei 20.000, quindi la seconda soglia sotto la quale non si sarebbe più andati, e chiedo l'aiuto da casa. Aiuto da casa, mio fratello che aveva il telefono fisso. Come dire, gli aiutanti da casa venivano chiamati al telefono nel momento in cui il concorrente cominciava la puntata, ok? Quindi, per essere stati pronti a far intervenire l'aiuto da casa in qualunque momento, quindi non si chiamava l'aiuto da casa nel momento in cui il concorrente lo chiedeva, ma all'inizio della sua partecipazione, diciamo, all'inizio della sua puntata. Mio fratello aveva un cordless. Nel momento in cui mi serviva il suo aiuto, si scarica la batteria del cordless. Mannaggia la pupazza! Vabbè, insomma, riusciamo comunque a sentire mio fratello, ripristinano la comunicazione con l'aiuto da casa che mi aiuta effettivamente. Con anche l'aiuto di Jerry, in realtà, perché Jerry, se lo si sa leggere, aiuta molto. Arrivo a superare la soglia dei 20.000 euro, leggo anche la domanda dei 30.000, la sbaglio, quindi torno indietro di uno step, e questo è l'assegno, che ovviamente adesso, visto che ha 10 anni, è tutto scolorito. È l'assegno che mi viene dato da Jerry, che io ho messo qui sotto cornice, e quindi ci congediamo. Io assolutamente in preda ancora all'emozione, prendiamo il treno e torniamo a Padova. Tra l'altro, sul treno io ovviamente parlo di tutte queste cose, sono truccata tantissimo perché lì il trucco era veramente un paltone così, e tenete conto che nel 2009 io non mi truccavo quasi per niente, per cui cioè, a volte, a seconda della truccatrice che mi truccava la mattina, a volte mi specchiavo e facevo anche fatica a riconoscermi, cioè mi cambiavano proprio i connotati. Comunque, quindi ancora tutta truccatissima, pettinatissima, eccetera. Parlo tantissimo nel treno e i due signori che sono vicino a noi, appunto, sul treno. Capiscono che stavo parlando di qualcosa di particolare, mi chiedono informazioni e dico: sì, guardate, ho appena partecipato come concorrente, ho registrato insomma la puntata di Chi vuole essere milionario. Se volete, sabato mi vedrete in TV. E quindi, ovviamente, poi c'è stato il tempo dal lunedì in cui è stata registrata la puntata al sabato di quella stessa settimana per avvertire tutti amici e parenti, quindi tutto il gruppo di amici e parenti davanti alla TV. Ho ricevuto tantissimi messaggi durante la messa in onda della puntata, tutti
tantissimi complimenti. Per mesi le persone, anche quelle che non mi conoscevano, anche quelle qua nel paese, ad esempio, mi facevano i complimenti, persone mai viste né conosciute, ma semplicemente perché mi riconoscevano per strada. Insomma, è stata una roba assolutamente meravigliosa. Questione soldi, questione vincita. Allora, c'era stato detto che appunto i gettoni d'oro ci sarebbero stati consegnati 6 mesi dopo, quindi si trattava di aspettare fino a marzo del 2010 all'incirca. E l'opzione che io e i miei colleghi, diciamo quelli con cui appunto ero più rimasta in contatto, perché sono quelli con cui ho passato più giorni nei camerini, e qui li nomino anche, sono stati Alessia, Elena, Alessandro e Luigi, appunto. E poi ce ne sono stati anche altri, solo che non siamo rimasti in contatto e purtroppo non mi ricordo i loro nomi, però abbiamo conosciuto tante persone simpatiche in quei giorni, e quella è stata la cosa divertente. Comunque, tutti noi abbiamo scelto l'opzione di non ricevere materialmente i gettoni d'oro, ma di farceli in qualche modo cambiare. Dunque, tutte le vincite ai quiz arrivano già decurtate in qualche modo del 20%. Quindi, si paga la tassa all'origine, in realtà. Poi con questa cosa del cambio tra gettoni d'oro e soldi, alla fine c'era ovviamente anche una commissione. Insomma, alla fine, strucca strucca, alla fine della fiera, quello che mi è stato accreditato sul conto corrente erano all'incirca 15.300 euro. Ok, questa era tutta la mia avventura dall'inizio fino alla fine della mia partecipazione appunto come concorrente a Chi vuole essere milionario. Il video è venuto sicuramente lunghissimo, taglierò qualcosa, ma vabbè, più di mezz'ora sicuramente. Spero di avervi tenuto compagnia, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se come me seguivate il quiz, se state vedendo magari anche l'edizione speciale, quella che va in onda in prima serata in questo periodo. Insomma, aspetto i vostri commenti qui sotto. Nell'info box appunto vi lascio il resoconto di Alessia dettagliatissimo, le mie domande al quiz, quello con le domande aperte, e vi lascio anche l'elenco delle mie domande durante la puntata, anche qui senza dirvi qual era la risposta esatta. E quindi niente, io ovviamente vi ringrazio se siete arrivate fino alla fine, avete avuto un bel coraggio. E vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo alla prossima.